Ciao ragazze, questo qui è un video diverso dal solito perché non mi occuperò di make-up, capelli, la bellezza insomma non c'entrerà nulla questa volta e non è nemmeno un video tag, quindi diciamo che è un vlog perché beh, molte ragazze mi hanno chiesto di presentarvi qualcuno. E adesso ci arriviamo pian piano perché prima insomma voglio raccontarvi un po' per rendervi più partecipi e farvi capire meglio come sono andate le cose. Non sto a spiegare proprio nei minimi particolari perché è un po' brutto e pesante anche per me stessa e non voglio rattristare anche tutte voi, quindi cercherò insomma di essere il più breve possibile. E come già ben sapete, io ho un amore immenso per gli animali. Infatti, da un mio video tag, 10 fatti a caso su di me che potete trovare qui, in questo video tag io vi avevo detto appunto che ho non ricordo, forse all'epoca avevo detto che avevo due gatti, invece adesso sono diventati tre. E che avevo un cane e un pastore maremmano, Sheila. E adesso Sheila non c'è più. E anche se era ancora molto giovane, aveva soltanto 6 anni, e purtroppo si è ammalata. E noi, cioè è successo così tutto d'un colpo, non è stata una cosa che abbiamo potuto prevedere e curare in tempo, ecco, perché lei stava benissimo, era come sempre, e soltanto che gli ultimi giorni dell'anno del 2011 lei abbiamo notato che c'era forse qualcosa che non andava e infatti avevamo già previsto di portarla dal veterinario, ma visto che ci eravamo accorte di questo piccolo cambiamento tra il 30 e il 31, abbiamo deciso insomma di aspettare quantomeno a giorno 2, quindi di far passare il capodanno e giorno 2 di portarla dal veterinario, anche perché comunque guardandola non sembrava una cosa grave. Infatti, nonostante tutto, lei continuava a correre, a giocare. Se sentiva altri cani abbaiare, abbaiava anche lei. Quindi sembrava abbastanza tranquilla. Solo che mangiava molto meno, avevamo notato questo cambiamento. Però avevamo anche quasi deciso, visto che avevamo capito che c'era veramente qualcosa che non andava, di che insomma giorno 1, quindi il giorno dopo, anche se era festa, avremmo cercato di contattare un medico, un veterinario. E io quella sera, dopo la cena, insomma, a casa con i parenti, passata la mezzanotte, sono uscita col mio ragazzo, con i miei amici, siamo andati a ballare e sono ritornata a casa alle 7 del mattino circa. E quando sono tornata, io sto a casa anche, con noi sta a casa anche mio nonno, e la casa è in due piani. Mio nonno dorme al piano di sopra e lui a quell'ora alle 7 si stava alzando, quindi ci siamo incontrati di sotto quando io sono rientrata e mi ha fatto capire da come ha parlato che, cioè lui mi ha detto il cane è morto. Io mi sono presa un colpo pazzesco, sono corsa di sopra perché Sheila stava al piano di sopra, perché poi c'è una porta che porta ad un terrazzo enorme e lei stava lì, solitamente, e intanto gridavo, chiamavo mia mamma per farla alzare. Lei aveva tutta la sua casetta, aveva una bella tettoia insomma per potersi coprire e quella notte aveva piovuto e invece l'ho trovata distesa per terra completamente piena d'acqua
ed era agonizzante. Io nel momento in cui sono arrivata ho creduto veramente che fosse morta, ma appena l'ho toccata è saltata per aria e ho fatto insomma anch'io un respiro di sollievo, perché ho detto allora forse posso ancora fare qualcosa. E quando ho chiamato il veterinario anche lui era un po' ancora che dormiva, però insomma mi ha detto il tempo che mi vesto e lo porti nella mia clinica e vediamo cosa possiamo fare, la porti anzi. Quindi ho passato praticamente tutto il giorno di Capodanno in clinica e hanno fatto di tutto veramente, le hanno attaccato una flebo, hanno fatto delle analisi e si è scoperto che il fegato e i reni erano malati. Quindi purtroppo non c'era nulla da fare. Il medico ci aveva detto che la miglior cosa sarebbe stata quella di abbatterla. Perché stava veramente soffrendo, ha sofferto veramente tanto, era ormai in uno stato comatoso, non ci riconosceva nemmeno, non ha nemmeno capito che la stavamo aiutando. E ci ha spiegato che non è stata colpa nostra perché purtroppo è una cosa che è venuta così, cioè per scoprire che Sheila fosse malata di fegato e ai reni, cioè potevamo soltanto fare quelle analisi specifiche e insomma è un po' strano, cioè chi è che va a fare quelle analisi specifiche? Insomma non derivava da una nostra mancanza, ecco. E ci ha detto anche che purtroppo queste cose poi si vengono a notare nell'ultimo periodo, nell'ultima fase insomma della malattia, quando c'è ben poco da fare. Alla fine l'abbiamo lasciata in clinica perché abbiamo deciso di non abbatterla. Forse era la cosa più giusta per lei. Non avrebbe sofferto così tanto, però io sarei sempre stata poi col pensiero, con la paura che la colpa fosse stata la mia. Avrei sempre pensato di averla uccisa con le mie mani. E quindi ho voluto darle insomma un'altra possibilità e l'abbiamo lasciata tutta la notte, era sempre sotto controllo perché questa è una clinica in cui proprio effettuano i ricoveri. Il veterinario poi ci ha chiamato giorno 2 alle 9 del mattino circa, dicendoci che Sheila era deceduta alle 6 del mattino. Purtroppo veramente abbiamo fatto il possibile, eravamo disposte a spendere qualsiasi cifra pur di poter fare qualcosa, ma il veterinario ci aveva spiegato che avrebbe potuto operarla, ma soltanto se prima sarebbe uscita dal coma. Purtroppo non ce l'ha fatta. Le prime cose che si dicono in questi casi è non voglio più un cane, non voglio più prendere nessun animale perché si soffre veramente tanto. È stato veramente brutto, è stato come se ci ha abbandonato una persona a noi cara. Io insomma ero l'unica che non lo dicevo, io dicevo che invece non in quel momento ma più avanti avrei voluto prendere un altro cagnolino. Però ammetto che dicevo che non avrei più voluto prendere un pastore maremmano perché poi guardandola mi sarebbe sembrata Sheila. Adesso intanto vi metto una foto di Sheila così potete vederla. Il veterinario del canile, poi ci ha comunicato che avevano guarda caso un pastore maremmano, una femmina, che era stata abbandonata in stato di gravidanza. E che quindi loro l'avevano trovata, l'hanno portata lì al canile, ha partorito e che quella mattina stesso, no, non so a dire il vero quanti cuccioli aveva fatto, comunque ne erano rimaste due femmine e quella mattina una era già andata via e ne era rimasta un'altra e ci ha consigliato insomma di andarla soltanto almeno a vedere e io quando l'ho vista non ho capito più nulla perché era veramente piccolina e era bellissima.
Mia mamma non era per niente convinta e sono stata io a convincerla. Mia madre mi diceva sempre: ma come, tu non dicevi che non volevi più passare il mare in mano? E invece, cioè, io quando l'ho vista ho pensato a Sheila perché le somiglia tantissimo. Ci sono alcune piccole differenze, però si somigliano veramente, veramente tanto. Però non lo so, ho sentito qualcosa forte che mi ha fatto capire che quel cucciolo doveva stare con me, doveva essere accudito. È quasi come se lei mi ha scelto. E quindi alla fine sono riuscita a convincere mia mamma, ci stavamo per andare, alla fine siamo tornate indietro, sì, perché mia mamma si è convinta e l'abbiamo presa, l'abbiamo adottata. E si chiama Brenda. Ci siamo stati un po' di giorni, è stata per un po' di giorni senza nome perché non sapevamo come chiamarla, abbiamo veramente fatto di tutto. Brenda l'ha scelto il mio ragazzo alla fine, l'aveva consigliato lui ed è stato aggiudicato quello lì e ne sono soddisfatta. Allora, molti di voi magari potranno pensare che ho sostituito subito la mia cagnolina, cioè Sheila, che ho subito trovato una sostituta, che no, non è così. Io ogni volta che vedo le sue cose, i suoi giochi, penso sempre a lei. Sheila era Sheila, aveva un carattere diverso, quindi cioè, ciò che io pensavo, avere un pastore mare in mano, averne un altro, sarebbe stato come vedere Sheila, no, non è stato così. Perché hanno due caratteri diversi, comunque si differenziano anche per alcune caratteristiche fisiche. Sheila la pensiamo sempre, 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 sempre. Non abbiamo voluto, non so come si dica, penso c'è un termine specifico per questa cosa, comunque non l'abbiamo voluta incenerire, non so se è giusto dire così. Abbiamo deciso di seppellirla perché avevamo la possibilità, avevamo il luogo in cui farlo, l'abbiamo seppellita nella mia casa al mare, nel giardino, insomma. E ogni volta che andiamo lì le portiamo dei fiori, ripeto, proprio come se ne fosse andata una persona, no? Un componente importante della famiglia, perché gli animali, i cani soprattutto, capiscono i tuoi stati d'animo, ti stanno veramente vicino, non ti abbandonerebbero per nessuna ragione al mondo e ti sanno dare veramente, veramente tanto. Devo ringraziare in particolare una persona, che è una YouTuber, vi consiglio inoltre di andare a guardare il suo canale, e molti di voi la conosceranno senza dubbio, è Gigia Topax, le mando un grosso bacio e la devo ringraziare perché lei... anche lei, chi la conosce sicuramente sa, ama tantissimo gli animali e anche lei purtroppo mesi fa ha perso la sua Titti. Anche lei però ha trovato poi il coraggio di prenderne un'altra. È stata veramente, veramente molto dolce perché comunque non è che avevamo chissà quale rapporto, ecco, qui su YouTube. Ci siamo sentite soltanto in quell'occasione quando lei ha perso la sua cagnolina. Io ho visto il video, ho cercato, insomma, di anch'io, insomma, le ho scritto qualcosa. E poi quando è successo a me, gliel'ho fatto sapere. Lei mi è stata veramente vicina, mi ha scritto un'email lunghissima e bellissima. E mi ha anche consigliato un video che vi metterò qui nell'info box e consiglio di andarla a guardare a tutte coloro che amano gli animali. E niente, non so cos'altro dire, è stata veramente, veramente tanto tenera, mi è stata veramente vicina, mi ha fatto capire che non era sbagliato prendere un'altra cagnolina che non era una sostituzione. Mi ha dato forza. Quindi niente, adesso ve la vado a prendere così ve la faccio vedere. Cerchiamo invece di fare qualche sorriso.
Sì, ad esempio, voi potete anche già ridere dall'inizio del video sino adesso perché i miei capelli, cioè guardate il mio ciuffo, non so che cosa sembra oggi. Ho dei capelli veramente orrendi. Eccola qui! Che mi lecca tutta. Lei è Brenda, non è bellissima? È stupenda, ancora è piccolina, quindi me la tengo in braccio tranquillamente. Smettila, però diventerà enorme, diventerà una bestia enorme. Io la adoro immensamente. Proprio oggi siamo state dal veterinario, ha finito tutti i vaccini. Adora fare le passeggiate e ormai è tanto abituata che tutte le persone che la vedono per strada si fermano. Che schifo, però, Brenda. Ok. Si è tanto abituata che tutte le persone che la vedono per strada che si fermano, che ormai appena uno solo non si ferma, lei si offende, si mette là a piangere e cerca di tornare indietro, di andare verso quella persona perché, come per dire, ehi, tu. Perché non mi hai notato? Anche tu devi accarezzarmi. Bene, allora vi salutiamo. Anche Brenda saluta Gigia Topax, ciao! E saluta tutte voi, però non mi mordere il maglione! Lascialo! Brava! Bacio con la lingua. Ciao. Brenda, piccola. Quanto sei bella tu. Quanto sei bella. Quanto sei bella quella pallina, vero? Brenda? Bella, bella, bella. Brenda. Cosa c'è? Vuoi questo? Lo vuoi questo? No, nemmeno mi guardi. Dai la zampa, mi mordi tu, mi mordi. Fai vedere come ti piacciono i grattini nel pancino, grattini nel pancino, grattini nel pancino. Piano.
Io ho un cane d'attacco. Una pallina. Monella, Monella. Brenda, Brenda, la cagnolina più bella del mondo, la cagnolina più bella del mondo, che cerca di rosicchiarmi i jeans, non si fa, non si fa, bella. Belle zampotte che c'hai, che belle zampotte. Ti piacciono le coccole, vero? Ti piacciono? Amore,